Bella situazione questa, come qua non stiamo lampeggiando. Bello, non si vede accidenti. Ah, ok. Dobbiamo arrivare a Polis in tempo per la conferenza di pace. Non ci sarà nessuna pace. Solo guerra. L'ultima. Ora conosco le risposte a tutte le domande. La mente di Pavel si è rivelata una vera miniera dei piani sinistri di Korbut. Conosco risposta a tutte le domande. La mente di Pavel si è rivelata una vera miniera dei piani sinistri di Korbut. Secondo. Qui c'è qualcosa di strano. Aspetta. Devo vedere. Voglio le cose. Qui dove siamo finiti? Vabbè. Checkpoint. Però il rumore è lì. Perché c'è questo percorso? Dobbiamo farlo, non corre. Accidenti a te. Ce la si va. Non passa. Non dare l'impressione che si deve passare direttamente. Ok, qua. Non ti blocchi. Ho messo malissimo. Bene quanta vita abbiamo, ma non vorrei sprecare. Ecco, se ci fa incontrare un boss adesso, un po' un cane. Cioè, nel momento in cui carico la batteria, che poi si è incastrato lì. Sei immortale.
zero. È qui sopra? Il checkpoint non ce l'ha dato. C'erano i proiettili speciali. E però sanno i danni che ci hanno fatto quei due lì. Possibile che era un giro così. Stanno scappando. Ho l'impressione che stiano scappando. Oh figlioccio, dove sei finito? Non puoi darci qualche... pareva. Ok, nell'altro la infiltri, adesso abbiamo un problema con la health dopo due sequenze un po' toste. Non ce la facciamo, facciamo scappare. Checkpoint, ok, questo mi va bene. È sulla stanza col boss. Oh sì. Via, fare il segno della croce va. Da un taccuino. Cioè siamo già morti. Allora, ora so tutto il quadro completo. Ciò che ho visto erano solo i preparativi. Il vero colpo sarà inferto all'ultimissimo momento, quando nessuno se l'aspetta. Corbut si è vantato di poter conquistare la meta senza spargere sangue. Potrebbe riuscirci. L'ultimo sangue che dovrebbe versare sarebbe quello dei combattenti dell'ordine a difesa del D6. I rossi li prenderanno di sorpresa, perché in quel momento Moskvin starà firmando un trattato di pace con Miller e gli altri, mentre questi ti fregano. E ma i medici se li sono dimenticati, va. Non possiamo affrontare un... Dai. E là? Cosa ci fa? Non mi fa andare là. Vai. Sta proteggendo i suoi piccoli. Ah, io non li tocco. Ma cioè non entrava là. Se ci tocca siamo morti comunque, sicuramente, meglio curarsi, no? Sì. Mi piace perché corre, ma questa è una stronzata, corre a una velocità talmente stupida che così ci dobbiamo prendere non una botta, due, perché è come se fossimo fermi. Stanno attaccando. Si protegge la schiena, è il suo punto debole. Vai, è fermo, ok. Chi ci ha ucciso un altro che non c'entra un accidente. Ah.
minuti pallini che facciamo più male di questo, di sicuro. Sta proteggendo i suoi piccoli. Fa attenzione. Vabbè, che scena, questo dobbiamo farla. Pigliati la coltellata. Così quando sei seguito da un orso, ma che cavolo. Mi sta facendo arrabbiare veramente. Cioè, loro non possono non sapere che non ci hanno dato medikit. In tutta questa lunga sequenza. Non voglio abbassare le difficoltà adesso, ma non possiamo farci niente. Allora, questi fanno poi tutta questa sequenza. Si protegge la schiena, è il suo punto debole. Nulla. Anche questo è una finita adesso. Cioè stiamo tutto questo tempo così. Come difenderai quei piccoli? Non ho più niente, guarda. Dopo che sarai morta. Eccola là, eccola là. Non venite certo, non toccateci mai. Vai, vai, vai. Checkpoint, perlomeno checkpoint. Vai, 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 vai. Arrivo, arrivo! Grazie a Dio, sei hai portato un amico. Aspetta, ma questo è... Questo marmocchio non dovrebbe essere qua fuori senza una maschera antigas. Ma che diavolo! Ah, è proprio così, eh? Un figlio della superficie, un tetro. No, Miller, non gli spari. Allora portatelo via da qui. Niente maschera. Avrei dovuto saperlo. Questo è verde, ma quello è giallo. Deve capire che non sono un ragazzo. Sembra che si stia adattando bene. Sì, così sopravviverà. Posso parlargli, Artyom? Prego. Colonnello Miller, metta da parte le sue paure. Questo bambino è il futuro. Deve solo prenderlo per mano. Le mie mani sono già fin troppo occupate. Ah, questa zona nera qua? Dubito che questa creatura possa aiutarci. Voi due... Proseguite senza di me, perché potrei cambiare idea in fretta ed eliminarlo dalla faccia della Terra. Come può... Ah, io capisco i suoi pensieri. E riesco a sentire i tuoi, Artyom. Riesci a sentire i pensieri di tutti, toccandoli e basta? Con Artyom è diverso. Possiamo parlare. È il futuro della telepatia se vuoi salvare una specie animale, mi sa. Il tema un po' sembra. Artyom, i tetri ti hanno cambiato perché potessero capirci. Cosa c'è dietro quella porta? Hai sentito? Ti chiamo. Io lo sento. Apri. Aspetta. Quella sembra una delle porte sigillate del D6. Sì, all'Expo. Il lucchetto è troppo resistente. Non siamo ancora riusciti a romperlo. Cosa c'è laggiù? La mia gente. Sono là dentro. Stanno dormendo. Criogenica. Criogenetica. Guarda.
Sono in letargo. Non è da solo. Devo svegliarli. È ora che tornino a vivere. Ci andremo tutti. Se riusciremo, apriremo quella porta. C'è la morte. Qui vicino, tutto intorno. Ma devo svegliarli. O rimarrò per sempre da solo. Ascolta, aiutaci e noi ti aiuteremo. D'accordo. Cosa devo fare? Devo svegliarli. Dovremo improvvisare. Ehi, svegliatevi, bastardi! Sei gentile, Miller. Colonnello, riesci ad aprire il cancello al termine della linea dei giardini al D6? Hai il codice? Ho tutti i codici per il D6, ma non prometto niente. Dovrà farlo. Se ci riuscirà, lui ci aiuterà con la polis. Allora lo porti con noi e nel frattempo mi dia tutte le informazioni del caso. Se riuscirà a convincermi che la creatura ci aiuterà, io aprirò la porta. Seguitemi! Seguitemi, va avanti prima. Non è solo. Non è l'ultimo. Capisco la sua emozione e il suo desiderio di incontrare subito gli altri. Per liberarli e svegliarli. Ma ha accettato di aspettare ancora un po'. Prima cercherà di aiutarci. Se raggiungiamo in tempo la conferenza, il tetro potrà darmi accesso ai pensieri di Moskvin o di Corbut stesso. Forse potrà perfino fargli fermare questa follia. È la nostra ultima possibilità. È sensato. Artyom, Khan ci aveva già raccontato dell'Octia Borgia. E quindi abbiamo interrogato Moskvin. Lui però non ha nemmeno cercato di contraddirci. Ci ha detto che per puro caso la loro squadra di difesa chimica si stava esercitando nelle vicinanze. E perciò, nonostante il sacrificio di alcuni, è riuscita a estirpare il virus che ha causato l'epidemia e che al momento ha infettato tutta la metro. Come si può controbattere a un argomento del genere? Facenti nella stanza di decontaminazione. Chiudere il cancello. Ma colonnello, signor, sì, signore. È stato Lesnitsky, un loro agente, a rubare il contenitore del virus dal D6 prima dell'inizio dell'epidemia. E allora? Non ci sono testimoni in carne e ossa, a parte Artyom. Chi crederebbe all'ordine? Adesso abbiamo il D6. E se fossimo stati noi a liberare il cancello virus? Chiuso! Ma i rossi hanno cercato di penetrare nel territorio dell'Ansa. Potremmo fare in modo che Moskvin... Che cosa? Cominciare la decontaminazione. Noi non siamo un esercito. Signor, sì, signore. Abbiamo meno di 100 soldati. Sì, Moskvin si è preparato alla guerra. Ma ora che la polis ha suggerito di spartirci le ricchezze che avremo trovato nel D6, la pace potrebbe andare bene anche a lui. Dobbiamo fare tutto il possibile per firmare quel trattato. Moskvin, che differenza fa? È solo un burattino nelle mani del generale Corbut. Mentre il primo chiacchiera, le forze del secondo vi stanno già circondando. Firmerete questo trattato di pace con il vostro stesso sangue. Beh, ha un'idea migliore? È stato lei a portare qui questa bestia. Aprire il portello stadio. Adesso, qui abbiamo finito. Signore. Andiamo alla sala del consiglio. Seguitemi. Chiedo il permesso di fare rapporto, colonnello. Permesso negato. Rapporto urgente per il comandante della sicurezza del D6. Massima allerta. Comunicare a Korneyev di procedere con... Beh, lui sa cosa fare. Stai al tuo posto, soldato. Signore, fa che funzioni. Polis. Oh, qui ci piace prendere, mi piace prendere l'appunto 1 e non il 2. Vabbè, ho chiesto al bambino come ha fatto, come è riuscito a sopravvivere a quell'inferno. Ora lo so, quando i missili sono piovuti sulla città del tetro, lui non c'era. I tetri ci siamo chiesti come abbia fatto una forma di vita senziente a comparire così in fretta. Perché noi ci sono voluti milioni di anni per evolverci e ai tetri così poco tempo. Beh, se sono ex umani però... La risposta era semplice, eravamo stati noi a metterli alla luce. Sono comparsi tra noi. Sukhoi, il mio padrigno, aveva ragione, era un passo successivo dell'evoluzione.
dopo al nostro. Noi eravamo i loro padri, loro i nostri figli. Abbiamo creato così tante armi con cui distruggerci e sono nati da una di esse. Non sono come noi, ciò che uccide noi rende più forti loro. Abbiamo lasciato loro un mondo avvelenato e in rovina, ma hanno imparato a viverci. Si sostentano assorbendo radiazioni. Non è male vivere così. Assorbi, basta. Dopo la nascita non entrano subito nel mondo, continuano per un po' a esistere in un sogno, crescendo e imparando da chi li ha preceduti. Una saggezza continua che si ripete nel modo migliore. Quello che abbiamo distrutto era la loro casa, ma il posto dove dormivano i loro bambini era sottoterra, vicino ai giardini botanici e alla torre della TV. La torre della TV forse era quella appunto dove siamo stati alla fine del primo. Erano nei bunker sotto gli edifici della TV, che erano connessi al D6, ma quando le testate caddero, le gallerie d'ingresso crollarono. I tetri che erano quasi pronti a entrare nel mondo rimasero bloccati. E il piccolo aprì gli occhi al posto loro, svegliato dall'esplosione e dall'ultimo urlo della madre, senza sapere nulla di quello che era successo, senza essere pronto, senza sapere niente del mondo. Cercò di trovare i suoi simili, ma senza successo, perché i pochi superstiti ancora dormivano. Il tempo del loro risveglio era già passato. Molto presto potrebbero morire di fame, senza aver aperto gli occhi nemmeno una volta. Non so come abbia fatto Khan a persuadere Miller, ma sembrava lo stoicismo in persona e non ha afferrato l'arma quando ha visto il tetro. In effetti era un po' strana una cosa che non abbia sparato subito. E gli eventi successivi mi hanno sconvolto ancora di più dei piani dei rossi. C'erano dei tetri nel D6. Khan aveva ipotizzato che fossero stati creati artificialmente prima della guerra. Creati con che scopo? Per essere soldati immuni alle radiazioni e senza bisogno di comunicare a voce? Boh. Se ne voglia di creare una cosa così. Forse. Ma allora Dio deve aver deciso di dare loro un'anima. E lì ce n'è russi. Siamo il leader della linea russa, il compagno Mosby. Compagni, e non esiterò a usare questa conferenza parola di pace. Cari amici, anche noi riteniamo che la mozione che sancisce l'equa distribuzione delle ricchezze. Preparati, Artyom, sta vicino al piccoletto. Urrà, compagni, che la pace trionfi nel nome dei nostri figli. Foto. Sei un bugiardo! Khan, hai perso la ragione. So cosa sto facendo. Mi basta che lei creda in me, solo per questa volta. Chi sei tu? Guardie, portate via quest'uomo. Ranger, state fermi. Artyom, piccoletto, tocca a voi. Ah, faccia il gradino. Stavolta controlliamo. Foto. Beh, comunque se Exodus è considerato il migliore dei tre e siamo andati in salita, insomma, interessante. Combattimenti, va bene, vedremo. Qui dovrebbe poter durare fino anche a una ventina di ore, insomma, a far tutto. Torniamo indietro? Bisogna scegliere una porta? Compagno Moskvin, adesso deve darmi una mano. Oppure potrebbero venire a galla dei particolari sulla morte di suo fratello. Quella si è oscurata. Ho sentito per caso una conversazione tra suo fratello e il suo consigliere. La consideravano una minaccia da eliminare. Che diavolo? Minaccia? Siamo fratelli. Pensa che lei si senta scavalcato, imbrogliato.
Teme che lei possa deporlo. Oh, eppure è semplice follia. Gli darò una bella lavata di capo. Le parole da sole non sventeranno i piani per la sua uccisione. No, dovrà essere lei per primo a colpire. Poi comunque sono giochi che assolutamente vanno giocati in serie questi, cioè... Non sono come i giochi giapponesi che slegati. Bello mio, sono così felice che finalmente siamo riusciti. Continua la storia proprio. È stata una lite futile, beviamoci sopra. Ma certo, fratello. Cosa? Ecco la storia. Ha ucciso il buco. È stato un anno. Maxim Leonidovich Moskvin è stato eletto segretario generale del partito. Congratulazioni, compagno Moskvin. Mi punisci con il silenzio? Perché mi guardi così? In realtà le situazioni sono sequenziali, puoi aprire quello che vuoi, non è affatto male. È stata colpa tua. C'è un po' di riprogrammazione dietro. È stato Corbut a tradirti. E ora impugno anche me. Tutto per causa tua. Vabbè, storie di potere sono sempre così. Mi dispiace. Ovunque. Sottolineo ovunque. Non merito nel mondo di essere perdonato. E da qualche millennio, dopo che l'umanità ha abbandonato la vita come tribù, piccole tribù, o che si è costruita la cosiddetta civiltà. Cos'ero io? Con qualcuno sopra gli altri. Impertinente. Impertinente. Ah, capisco. Hai dato qualcosa. Come io ho dato qualcosa a mio fratello. Sì, l'ho fatto. L'ho avvelenato. Ma Corbut, sono uno stupido. Pensavo volesse salvarmi. E invece ha solo preso il mio potere. Mi ha preso per il collo. E adesso spadroneggia sul disco. Le due bandiere dei Ranger. Poi, quella degli imperialisti e quella dei russi. Se cadrà nelle mani di Corbut, sarà la fine. Ma lei è un essere spregevole. Richiami le truppe. Accime rivelazione con la piramide nel colloquio. Non c'è più niente da fare qui. Sbrigatevi. Più veloci. Alla piattaforma. Maledetti, non gli lascerò il D6. Seguitemi. Fa indossare l'armatura. Dai, un strizzatino di occhi Fallout. No, ciao. Era Anna, penso. Grande storia d'amore con lei. Abbastanza una scollatura. Allora li devo salvare. Devo salvare la mia famiglia. Tu sei buono, Martium. Ah sì, anche se abbiamo trucidato. Se n'è andato. Ha fatto ciò che ha potuto. E ora è andato a trovare la sua gente. Non posso giudicarlo male per questo. Gli ultimi esseri umani si stanno eliminando l'un l'altro nella lotta finale. Questa guerra non è sua. Spero che sia riuscito a perdonarci. A perdonarmi. Per quello che abbiamo fatto ai suoi fratelli e alle sue sorelle. A sua madre e a suo padre.